Grinta, aggressione, bel gioco, una piacevole squadra e una vittoria meritata. Complimenti. Grazie, spero sia la prima di molte, però non voglio togliere entusiasmo, nel senso che è giusto che l'entusiasmo sia da parte dei tifosi, ma questa vittoria ci aiuta dal punto di vista dell'autostima, nel credere in quello che si sta facendo, perché c'è una frase che tutti dicono, insomma, che per vincere molti lo vogliono fare, non tutti sono disposti a fare i sacrifici per arrivare a questo risultato. Io credo che bisogna lavorare duramente durante la settimana per cercare di fare questo tipo di prestazione, una prestazione importante. Soprattutto a me è piaciuta la prima mezz'ora, nonostante non ci fossero state conclusioni pericolose, una squadra aggressiva, alta, che chiudeva le fonti di gioco degli avversari e quindi riconquistava la palla nella metà campo avversaria. Poi è chiaro che magari non siamo ancora abili o lucidi nello sfruttare queste occasioni che potevamo avere sulla riconquista della palla, ma sicuramente notevole passo avanti rispetto a quello che abbiamo visto finora. Posso dire una cosa, Colombo? I primi 20-25 minuti hanno rispecchiato quella frase che lei ha detto ieri in conferenza: non conta il blasone, conta come si corre e come si approccia la partita. Assolutamente sì, ecco perché poi io parlavo prima del facile entusiasmo, perché capisco che una piazza come Pescara, che ha fame di vittoria, fame di risalita in un palcoscenico ambito come quello può essere della categoria superiore della Serie B, può anche pensare che con una vittoria tutto possa essere più semplice, e invece no, e qui non dobbiamo giocare con il nasino all'insù, perché le prossime avversarie sono sempre più difficili e più tu vinci e più loro ti aspettano con ansia per dimostrare che possono giocarsela con una squadra di un grande blasone, di una grande storia. Faccio una considerazione tattica io e poi una domanda da studio per chiudere. La considerazione tattica è quanto importante sono stati i cambi dopo 10 minuti del secondo tempo, perché lì il Pescara stava scendendo un po' di intensità, già Boa ha avuto il merito di ridare intensità al centrocampo. Se vi ricordate ieri quello che ho detto, in questo momento ci sono più partite nella stessa partita, perché è impensabile che qualcuno possa ad alti ritmi tenere 90 minuti e sono stati fondamentali. Al di là dei cambi fatti, cioè chi è entrato ha dato veramente tanto, ha dato nuova linfa e si è spremuto per cercare di fare quello che doveva fare alla grande. Quindi io credo che si costruisce una squadra con queste fondamenta, con chi entra in campo dall'inizio deve avere rispetto di chi momentaneamente è fuori, e chi è fuori deve cercare sempre di mettere in difficoltà chiunque, perché le gerarchie possono essere sovvertite da un momento all'altro, così come dicevo sempre, si alza semplicemente la competitività della squadra. Una domanda da studio e lasciamo il tecnico Colombo. Massimo Profeta, Massimo. Sì, affidiamo la domanda naturalmente a Fabio Ferraresi. Fabio. Complimenti innanzitutto, è piacere. La considerazione che faccio io è in merito magari a quello che si è visto nel precampionato, dove lei cercava fondamentalmente la riconquista della palla molto alta e quindi una partita più che altro di rimessa e di riconquista. Ora che avete acquistato Palmiero, lei ha nella testa e nelle sue idee di fare un certo tipo di calcio, oppure vuole continuare a fare quello che ho visto io nel precampionato? Allora, dice giustamente Fabio Ferraresi da studio che le fa i complimenti. Lei ha fatto in precampionato e oggi una partita molto aggressiva sulla riconquista del pallone. Ora entrerà a pieno regime Luca Palmiero, che ha tutt'altre caratteristiche. Resterà quella la filosofia o cambierà qualcosa? Assolutamente. Io credo che siano sufficienti 5-10 metri in avanti piuttosto che 60 indietro. E chiunque li può fare se mentalizzato, se ha voglia. Ed essendo uno, Luca Palmiero, di grande intelligenza tattica, credo che non abbia le difficoltà di capire quello che si richiede. È molto più difficile magari darlo a degli attaccanti, no? Che magari pensando soprattutto alla fase finalizzativa si gestiscono. Invece io qui voglio che il lavoro venga diviso fra tutti in modo equo, così come quando si difende devono partecipare per primi gli attaccanti, che si devono fare un bel culo, lo dico, perché così capiscono bene e chiaro il messaggio, e così anche i difensori, è come se loro non potessero fare la fase di costruzione. Visto che a loro gli si chiede di costruire da dietro, anche gli attaccanti devono aiutare a difendere.